Mia cara moglie, mia brava figlia Damiana, ora devi essere contenta. Tuo babbo fa il gran signore. Sono pensionato nella villa di un principe. Abito in uno stanzino piccolo. Forse è l'abitazione della servitù. Siamo in cinque. È al secondo piano. Da qui un lungo corridoio con belle stanze, saletta da pranzo e magnifiche sale di entrata. Ci sono diversi dipinti antichi a colori. Poi nel sottoportico anche pitture di un giardino. Il parco è un sogno. Gli uccellini che cantano. Gli alberi di diverse qualità di vari profumi. Piante, fiori, limoni nei grandi vasi, aranci. Sugli alberi nidi di uccelli alle meltezze e se ne possono vedere gli ovetti. Attorno al parco un muro di cinta e in giro delle colonnette. È qualcosa di stupendo girare in questo parco. Al giorno tre volte l'appello, il primo alle ore 10. Fino ad allora chi è poltrone può dormire e se ha un buon amico riceve caffè e latte nel letto. A mezzogiorno appello e poi il pranzo. Dovevi vedere com'era imbandita la tavola. Viene coperta con tovaglioli ogni settimana lavati, una canestra di pane e vino a piacere e per concludere dolci di ogni tipo. Il pomeriggio ci intratteniamo sempre con attività differenti. Oggi ho fatto una partita a boccia. Concerto ogni sera nel parco. Una fisarmonica ed un violino. Come vedi, Damiana, il babbo è contento. Però desidera la casa e lavorarvi per dare riposo alla povera mamma, alla Milena e a voi tutti. Sei guarita, Damiana. Baci a te e sorella Anna.